Il convegno su turismo e comunità tra natura e storia è stato coordinato da Don Emilio Straccini, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero della Diocesi Chieti-Vasto, organizzatrice dell'evento, che ha puntualizzato come l'incontro continui il progetto sui parchi culturali ecclesiastici promosso dalla Diocesi con la Fondazione Crocevie, a cui tanti soggetti hanno aderito, compresa la Camera di Commercio di Chieti, sempre attenta alle dinamiche storico-culturali della Diocesi. Il professor Luigi Pellegrini dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio si è soffermato sulla nuova geografia monastica. Naturalmente mi sono limitato al territorio della diocesi di Chieti, come mi era stato chiesto, e ai secoli del Medioevo, per quel tanto che questi secoli documentano la presenza monastica. Quindi in pratica a partire dalla metà del secolo IX fino al secolo XIV. Abbiamo un primo periodo dove si affermano i monaci, chiamiamoli così, tradizionali, quelli benedettini, dipendenti dal grande monastero di Monte Cassino, che costituisce qui il suo centro principale nel monastero, nel priorato di San Liberatore Maiella, Serra Monacesca per intenderci. È chiaro che attorno a questo monastero si creano tutta una serie di realtà, sia di realtà di carattere organizzativo delle campagne, sia di realtà anche abitative, compresi i paesi aperti, i cosiddetti casali, e invece i paesi più chiusi, più protetti, i cosiddetti castra, che non vanno intesi come intendiamo tradizionalmente i castelli, ma vanno intesi come un abitato circondato da strutture difensive. Per passare poi a un altro periodo, quello organizzato dagli ordini mendicanti a partire dai primi decenni del secolo XIII, che realizzano sia nella città di Chieti sia nel territorio di Chieti una nuova presenza e quindi una nuova geografia, che si accentra su comunità religiose di nuovo tipo, molto diverse rispetto al tradizionale monachesimo. E poi naturalmente non poteva mancare un accenno alla presenza del monachesimo fondato da Pietro Eremita, divenuto poi Pietro del Morrone, e Celestino V, cioè i cosiddetti morronesi prima e celestini poi. Di mezzo ci sono i cistercensi, che hanno un loro centro in questa zona, in Santa Maria di Arabona, che diventa un centro importante per la riorganizzazione del monachesimo benedettino nuovo, quello cistercense, nella diocesi di Chieti e in tutto il meridione d'Italia. Il professor Aurelio Manzi, naturalista e botanico, è convinto che al primo posto bisogna mettere le risorse umane. L'importanza è la risorsa umana, credeci, poi magari i servizi verranno, e magari sono aree di altri paesi in cui i servizi non sono nemmeno così efficienti, però la gente va perché magari c'è una realtà disposta ad accoglierli, disposta a servirsi per promuovere il territorio. Ecco, io credo che sia molto importante cambiare la nostra mentalità. La risorsa umana è la prima risorsa, prima delle risorse economiche, insomma. Assessore Emanuele De Luca, assessore al turismo del Comune di Manopello, ecco, questa mattina lei ha ufficializzato, comunque ha reso noto questo progetto del cammino del Volto Santo in occasione di questo convegno alla Camera di Commercio di Chieti. Questa è un'iniziativa che è veramente lodevole, mettere insieme il turismo e la comunità credo sia stata un'idea veramente innovativa per quanto riguarda anche la Chiesa. E noi con il nostro cammino del Volto Santo rientriamo a pieno, perché è stato realizzato innanzitutto attraverso il coinvolgimento di tutte le comunità, 34 comuni, 3 diocesi e tantissime associazioni. Quindi noi siamo nelle comunità e crediamo nella valorizzazione delle stesse.